a tu per tu con il programma che eh, vi tiene compagnia informandovi e lo fa in maniera intelligente non grazie a me naturalmente ma grazie agli ospiti che si avvicinano al mio fianco questa sera dopo un po di assenza Torna il presidente degli impiantisti per Confartigianato della Lomellina, il nostro Roberto Gaviglio ben ritrovato. Grazie, buonasera a tutti e grazie sempre dell'invito. Grazie a te di essere qua. Con l'occasione, diciamo anche che sei diventato vicepresidente regionale degli impiantisti elettricisti. Di Confartigianato. Ecco, che questa carica in più che cosa determina per te a livello. di di impegno, perché ovviamente ci sarà più impegno, però ci saranno più possibilità di capire gli andamenti del mercato, gli sviluppi delle, delle varie incentivi, delle varie normative, quali saranno le tendenze del, nel tempo. Allora, vogliamo parlare di un po' di argomenti con te, tutti diversi. Naturalmente, tutti argomenti che nascono dalle necessità dei nostri telespettatori che eh, ci chiamano e ci chiedono eh, insomma varie cose. Allora, partiamo, pa siccome. È lo ricordiamo al nostro Roberto Gaviglio è anche un grande sostenitore del risparmio energetico, eh? anche se lui fa gli impianti, poi esatto. dice: Questi impianti usateli poco e bene. Io sono un ottimizzatore dell'energia. Ecco. Tutto è energia, noi stessi siamo energia e quindi dobbiamo risparmiarla, dobbiamo usarne, cercare di fare il lavoro al meglio possibile usandone il meno possibile. Allora tante cose dobbiamo affrontare, partiamo da una eh, che è strettamente legata all'attualità. È stata un'estate finora eh, molto particolare mm -hmm. perché ha davvero piovuto molto rispetto sì. a quelli che sono gli standard piovani eh, del nostro territorio in questo periodo eh, dell'anno. Il meteo ci ha abituato a cambiamenti repentini del clima, ma ancora tanta acqua così eh, nei mesi di giugno e luglio non l'avevamo vista. Siccome l'anno scorso ci avevi raccontato, proprio in estate, di come tu eh, non usassi più l'acqua per bagnare le piante, per lavare la macchina, per eh, fare una serie di cose eh, che per le quali può essere utilizzata l'acqua piovana. Esatto, dove non necessita l'utilizzo di acqua potabile, quindi acqua per uso umano. Eh, avevamo predisposto nel, nel, quando abbiamo realizzato la casa una vasca di circa 4.000 litri interrata sono solo degli anelli di cemento tipo quelli delle, delle fognature che vengono interrate sotto sono, sono chiuse, sono sigillate e abbiamo convogliato le acque che arrivano dai tetti che sono acque comunque pulite a, a dentro, la, dentro questa vasca che quando è piena poi scarica normalmente in fogna. E quest'acqua lì è a disposizione con una pompa per qualsiasi utilizzo, per bagnare il prato, per, per gli scarichi dei water o comunque per tutti gli utilizzi per cui non c'è bisogno dell'acqua. Per lavare la macchina, esatto. per, insomma. E allora, eh, se tu l'hai fatto in fase di progettazione, sì. è vero, ma eh, visto anche appunto come va... il Quest'anno come ti è andata fino adesso? Uh, fino ad oggi non, non mi ricordo da quando non uso l'acqua potabile, cioè sto usando l'acqua piovana penso boh, almeno dall'inizio dell'anno. Tu la usi anche per gli scarici domestici? Giusto? Io lo uso per gli scarici dei sanitari domestici, sì. Quindi eh, davvero voglio dire un un'azione prima di tutto meritevole dal punto di vista eh, ambientale e insomma di eh, conservazione e recupero sì. eh, delle acque del nostro pianeta. In più eh, meno spreco di energia perché l'acqua potabile per essere resa potabile ovviamente mm. ha bisogno allora. eh, di energia 3, eh, risparmio in soldoni. Quello. Risparmio in soldi, ma soprattutto c'è da calcolare che eh, questi, a volte succede che ci sono degli eccessi piovosi ultimamente, questi eccessi piovosi che in, in parte sono, sono, sono dovuti eh, non proprio all'eccesso di piovosità, ma a una... Piccola trascuratezza di manutenzione è anche un cambiamento del nostro territorio, nel senso che noi dovevamo, il nostro territorio, ma come tutti, è, nel momento in cui viene lasciato il terreno a coltivazione, l'acqua si infila nel terreno e piano piano defluisce verso quelle che sono le fonti, verso quelle che sono le incanalazioni, i fiumi, i fossi. Se tanta acqua viene, se noi costruiamo, asfaltiamo, facciamo comunque cortili asfaltati e appena piove buttiamo un po' di più del solito, tutta l'acqua che noi ci troviamo sulla città viene buttata nella fogna e quindi la fogna a un certo punto non ce la fa più a scaricare e quindi butta indietro, quindi ci sono problemi. Eh, perché si fa fatica a scaricare l'acqua, che è quello poi che succede nei posti dove vediamo le alluvioni, nel senso che certo. buona parte è dovuta alla non capacità di smaltimento di tutte le acque piovane, poi magari anche una piccola incuria nella manutenzione. Di solito quello aiuta lo sempre. Lo sempre. Vari in tombini conto. intasati da foglie che non sono stati puliti. Poi purtroppo queste cose probabilmente capitano da sempre, adesso si vedono un po' di più. Senti, Gaviglio, i nostri telespettatori ci chiedono prima di tutto quanto deve essere profonda una fossa per mettere una cisterna di quel tipo. Allora, uno può farla quanto vuole, un metro, due metri, tre metri, cinque metri, dipende dallo spazio che ha, può farla più alta un metro e larga cinque, basta che poi dopo sopra ci mette un cappello di cemento. Io ho preso dei normalissimi tubi da, da fossa biologica. Senza, senza nessuna paratia in mezzo, con il fondo chiuso, quindi il fondo chiuso e poi gli anelli di cemento sopra fino ad arrivare a tre metri di profondità. Seconda cosa, sopra si può fare eh, giardino, bisogna lasciarla sopra. Sopra viene messo un tappo. Sempre di cemento, viene lasciata una botola di ispezione perché ciclicamente, se uno vuole, può quando vuotarla e andarla a pulirla. Perché comunque un po' di terriccio, un po' di qualche cosa si. Sì. Allora, diciamo che poi, se uno non, formalmente non sta a guardare l'acqua del water, non è proprio bianca bianca come quella dell'acquedotto, nei momenti in cui si vuota la vasca o comunque piove che si muove, un po' di terriccio viene su e quel terriccio viene smaltito. Io è anni che non la pulisco più, comunque eh, si sta viene smaltito. Si viene smaltito non no. ha bisogno grande manutenzione. Non ha bisogno grande manutenzione. Eh, e sopra la devo tenere così la botola o posso renderla più graziosa? Eh, ma è come un tombino che abbiamo in tutto no, il giardino. Però no, resto del No, no no, sopra ci può andare la terra tranquillamente, terra, giardino, quello che uno preferisce. Non, non rimane un buco di due metri, rimane un buco di 60x60, 70x70, 80x80, secondo la dimensione. Si può passare sopra con la macchina? Penso proprio di sì, perché sono carrabili. Oh. Quindi basta fare il coperchio. il coperchio, sicuramente è carrabile, basta fare il coperchio del, del tombino diciamo che, si, che diventi carrabile, problemi non ce ne e sono. E quindi problemi non ce ne sono. Come si convoglia il pluviale? Allora, questo viene fatto nel momento in cui viene costruita la casa. Allora, uno può farlo in qualsiasi modo: nel senso che io ho visto persone che a posteriori hanno fatto sfilato i pluviali che andavano nel, nei tombini che scaricavano in fogna e girati magari su, una, su un tombino a parte per caricare la vasca. Diciamo che in fase di costruzione viene, vengono collegati tutti i pluviali con una rete a parte. Questa, questa, questa tubazione che arriva dai pluviali viene scaricata nella vasca e dalla vasca viene messo un tubo di, di troppo pieno che quando è piena allora defluisce in fogna. Ok, e quindi è una, un lavoro che si può fare anche a posteriori. Sì, è un po' oneroso, è un po' una rottura. di. Se avete la terra non è un grosso problema, se avete già messo la record o asfaltato o avete una pavimentazione insomma diventa un po' più difficile. Ok. A livello estetico non si vede niente? A livello estetico non si vede niente. Il pluviale sul tetto ovviamente è aperto? Come, come il pluviale va sotto, passa e scende e va a terra, va a terra nello stesso modo, solo che è sotto il collegamento che è fatto in il modo Il collegamento livello. è sotto. E poi dalla vasca, a, in questo caso come ce l'hai tu, alla casa... Alla casa bisogna tirare un tubo che vada direttamente in casa. Ecco, qua magari potrebbe esserci una problematica se la casa è stata attaccata con il tubo, con il tubo degli scarichi direttamente eh, ai collettori dell'acqua dell potabile. Diciamo che in predisposizione la casa dovrebbe avere una tubazione di carico delle cassette del water a parte okay. per poter essere caricata. Diciamo che nel locale tecnico o nella cantina... C'è poi una, due valvole dove decide uno se caricarle con l'acqua piovana o con l'acqua potabile perché nel momento in cui finisce l'acqua piovana si gira la valvola, si chiude l'acqua piovana e si, acqua la si apre la potabile per comunque e continuare via. a utilizzarla. Comunque è una buona soluzione anche solo per bagnare gli orti. Anche solo per bagnare, per bagnare, bagnare il giardino o bagnare giardino. gli orti, va benissimo. Dare una la lavata record insomma. Certo, certo. per tutti quegli utilizzi di acqua che non ce n'è bisogno di acqua potabile sostanzialmente. Bene, abbiamo voluto ricordare questa cosa perché c'era stata richiesta da qualche nostro telespettatore, visto le forti piogge, perché sai, eh, Gaviglio ci aveva detto che comunque sia, lui riusciva a recuperare acqua piovana anche in stagioni non molto piovose, adesso la cosa è diventata un po' più... Sì, abituale. diciamo che anche l'estate se, se comunque si vuota... Basta un temporale di quelli estivi e si riempie, bastano un'ora di pioggia intensa e la vasca è piena e quindi okay. poi fai altri 15 giorni di acqua da utilizzare. In autonomia. in autonomia. Allora, eh, secondo eh, argomento mm -hmm. da trattare, sicuramente chissà quante volte ne hai già mm -hmm. parlato con i tuoi amici impiantisti adesso in regione, eh, bonus. Sì. Ecco, le persone sono, hanno un po' uh, mangiato la foglia sul fatto che i bonus cambieranno veste eh, uh, sì. prossimamente. Ne sai qualcosa in più visto che tu allora, frequenti di... le stanze del potere? <ride> no. Allora, di certo su quello che succedeva a fine anno non si sa ancora. Uh, adesso c'è ancora la detrazione del 50% fino a fine anno sul fotovoltaico e sulle ristrutturazioni quindi in genere. Da fine anno dovrebbe scendere a un 37-39% una cosa del genere, però eh, dovrebbe, mm, non, non c'è ancora niente di certo. Diciamo che... È un... Di certo c'è che è stato questo bonus del 50% negli ultimi 10-15 anni, forse quasi 20. È stato il più gettonato eh, perché è quello che ti dà meno certo. problematiche, ti dà un ritorno certo, non è discutibile, perché anche il famoso 65% che tanti vogliono fare, volevano fare perché era molto più complicato, perché bisognava fare della documentazione, ci volevano delle asseverazioni. Erano, poi era sottoposto a controlli, quindi poteva essere contestato e revocato, poteva non essere accettato. Invece il 50% tu con la fattura di, di ristrutturazione, perché quindi se sei proprietario di un immobile e stai ristrutturando l'immobile, eh, e, e te lo prendi tranquillamente, lo porti al consulente e lui ti detrae da, dalla dichiarazione dei redditi un decimo all'anno di, di questo valore. E quindi praticamente bastava poco più della fattura del fornitore, fornitore esatto. a posto. Questo riguardava naturalmente eh, le ristrutturazioni, riguardava i serramenti, riguardava la caldaia, allora, riguardava... riguardava tutta la parte, ma anche solo normalissima ristrutturazione. Quindi, anche uno cambia le lampade di casa, perché quelle diciamo che non gli piacciono più e non sono più efficienti. E poteva fare la detrazione del 50%. E quindi, insomma, ormai come dici tu erano 15 anni che eravamo abituati... Eh, sono, sono tanti anni, secondo me almeno una quindicina ci sono. E, e quindi non è, non è bello per eh, il no, consumatore perché, questo... No, perché diciamo che piaceva tanto, era il più gettonato, perché non dando problematiche era, più, era sicuro, perché sappiamo che... In Italia di sicuro si fa sempre fatica a essere sicuri certo, di qualche cosa. Però caso. insomma ci eravamo <ride> abituati. Questo, questo dava, dava alcune certezze. Beppe ci chiede se eh, prevedete come impiantisti, come imprenditori, mm. una flessione del lavoro l'anno prossimo. No, la flessione del lavoro è quest'anno. È, ah. è quest'anno perché allora diciamo che... Finito la sbornia del 110% sulla parte civile, gli eh, aumenti repentini dell'energia elettrica sia sulla parte civile che sulla parte industriale, il settore è parecchio rallentato. L'edilizia ovviamente ha avuto tutta quella parte di ristrutturazione. Noi prevediamo un, un aumento sull'anno prossimo, quello sì, perché l'anno prossimo ci sono, parecchi, ci sono parecchie incentivazioni soprattutto sui grossi impianti che devono partire. Non, è già esci, è uscito il decreto legge, ma non c'è ancora il decreto attuativo. Quindi, non essendoci il decreto attuativo, non si sa ancora bene quali sono le linee di guida da seguire. Quindi è inutile fare un impianto che poi magari ti dicono no, non dovevi farlo giallo, dovevi farlo blu e rimani fregato. Quindi, Quindi in realtà tu dici, verranno meno i bonus edilizi, bonus ristrutturazione, ma... Avremo degli altri incentivi. Questo non ci posso giurare perché comunque qualcosa del programma casa dall'Europa passerà. E diciamo che la direttiva è quella di avere delle case sempre più green, anche se pur essendo uno molto green non sono d'accordo nell'imposizione, nel senso che la casa green, la casa risparmio energetico va fatta perché uno ci crede. Non perché te, ti devono obbligare a farla. Ovviamente, se tu hai un guadagno, lo fai, se hai un risparmio, lo fai, se pensi di far del bene a te stesso e al pianeta, lo fai, e questo è questo il messaggio che deve passare. L'imposizione, magari le persone di una certa età che vivono in una casa, che loro ci stanno benissimo, ma devono spenderci tantissimi soldi per farla diventare una casa ecologica, dove nello stesso momento. Uh, vai a spendere di più del valore di mercato della stessa abitazione, su cui io non sono molto d'accordo. Eh sì. Prendiamoci i paesi: cioè in un paese dove una villetta costa diciamo un terzo che avvigevano, eh, la ristrutturazione non, non, non ci sta, a meno che non ci credi o non la vuoi sì, fare. Diciamo insomma. che è una ristrutturazione in un paese di provincia costa uguale ad una ristrutturazione che in città, esatto. ma il beneficio anche sul valore di mercato della casa. Non, non, è, è, non, è, non, è perché, non è lo stesso, ma infatti avevamo fatto un convegno a Pavia dove parlava il presidente dell'Ance, del che lui sosteneva questo rischio, nel senso che il rischio di spopolamento paesi, nel senso che queste persone cosa dovranno fare? Dovranno o svendere la casa, o comunque andare a vivere in un appartamento in affitto ristrutturato, pur avendo una loro casa a disposizione, cioè, sono... e a quel punto ci sarà uno spopolamento dei paesi, perché uno dice ma devo investire dei soldi su una cosa che poi non avrò mai un ritorno, o non ho... sì il beneficio ce l'ho fin quando ci vivo, perché fin quando ne ho bisogno, certo. ma se un giorno mi stufo di vivere qui voglio andare a vivere da un'altra parte o comunque ho delle esigenze diverse diventa un problema in un momento storico dove invece magari leggiamo notizie eh, di comuni, questo per esempio in Toscana, che danno fino a 30.000 euro alle persone che decidono di andare a ripopolare il paese. E 30.000 euro ti servono giusto, giusto per rifare l'impianto. Eh, certo, eh, loro ti danno i 30.000 euro di incentivo, ma c'erano anche quelli che ti regalavano direttamente la casa. Dicevano: Basta che poi la ristruttura e vieni qua a vivere, eh, comunque fai rivivere un paese. Eh, purtroppo. Abbiamo, abbiamo superato quel gap dove i costi di costruzione superano poi a tante volte il valore di mercato, dipende da, da tante cose. Adesso eh, ovviamente aspettiamo delle risposte anche dall'Europa perché dovranno anche fare eh, il conto con il patrimonio immobiliare di un paese come l'Italia che eh, sì, cioè è bello e è, è pittoresco. È ci sono degli immobili che non possono neanche essere ristrutturati. Certo. Però ricordiamoci che, per, per esempio, questa normativa vale anche per, dire per le Canarie, e alle Canarie non hanno bisogno di riscaldamento, eh, non hanno bisogno né l'aria condizionata né il riscaldamento, ma devono fare la casa isolata come quella che vive in Svezia. E so, 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 è un po' stridente questa normativa. Sì, andrebbe, andrebbe un attimino attimo... pilotata e corretta secondo la, la regione esatto dove viene applicata. Parliamoci chiaro, in Sicilia quasi il riscaldamento non ce l'ho neanche bisogno, certo, cioè, mi metto certo. una coperta più d'inverno e passo l'inverno senza riscaldamento, certo. perché devo per forza fare... mi deve un, obbligare eh, a fare un impianto. Tanto, oppure fare una casa isolata. Per perché non ne ho bisogno, perché tanto non ho l'impianto di riscaldamento e quindi non ne ho bisogno. Speriamo davvero che insomma si possa... Ma la nostra speranza è che, non, non ci credo, però ci spero, che l'Italia non recepisca questa normativa, cioè che dica va bene, voi l'avete fatta, la, la, diciamo che la sanzione per non adempimento di questa normativa è così basso che Si parlerebbe di qualcosa come 50 euro a cittadino. Messi tutti assieme su 50 euro a cittadino, qual è la sanzione? Gli paghi la sanzione? Dice: Va bene, ma noi non la applichiamo. <ride> Basta <ride> che non me la metti tutti gli anni. La sanzione? Basta no, non sia. penso tutti gli anni. Penso che una volta sola, una tanto. Poi, questo sono. A fronte di tutto ciò che ha detto il nostro gaviglio, possiamo dire che il super bonus era cosa giusta? Ci chiede il nostro telespettatore. Il super bonus inteso come 110? Sì. Io sono sempre stato molto stridente sul 110 perché è un po' irrealizzabile quello che ha drogato il mercato, che ha alzato i, i prezzi e ha lasciato tante persone nei, nei problemi perché tanti, tanti crediti non sono stati ritirati, perché le banche non avevano più spazio, non volevano più ritirarli. Questa normativa mi sembra che ha cambiato versione 10 o 12 volte, quindi uno per strada faceva una cosa, ah no, ne devo fare un'altra. Per quelle poche, direttamente non ne ho fatte, le ho fatte in subappalto per delle imprese edili, ma ho visto che 5 committenti diversi, 5 procedure diverse. Quindi ognuno la interpretava a suo modo. Sì. E mi sono domandato, ma qual è quella giusta? Visto che hanno dieci anni per venire a controllare se hai fatto tutto giusto ed è tutto preciso e perfetto, altrimenti è la revoca dell'incentivo seduta a stante più gli interessi. Diventa, eh certo. diventa parecchio rischioso. Io sono sempre stato molto diffidente, perché era un po', un po troppo spinta questa cosa. E ci sono persone che sono rimaste con mezza casa finita per assenza di materiali, per lungaggine delle, sì. eh, delle, varie, delle varie procedure, sono scaduti i bonus, non è stato più stato fatto niente. Conos so dei, dei condomini che sono senza tetto e non sanno più come rifare il tetto. Ci sono stati dei, dei, dei progetti dove a un certo punto mancava anche la manodopera perché. Non trovavi un operaio neanche a pagare. Allora io conosco delle persone che si sono trovate con la casa peggio di prima perché, sì, eh, non trovando chi faceva il lavoro, hanno chiamato qualcuno di quelli che hanno trovato online all'ultimo minuto che aveva tempo per farlo. Ma si sono trovate con delle realizzazioni veramente improbabili. Ecco, quindi attenzione: anche se entro il 2024, magari forse probabilmente... 110 secondo me non lo rimetteranno. Non lo rimetteranno, non lo rimetteranno ma dovesse andare a morire anche il 50%, non improvvisatevi, non è che adesso c'è la corsa fino alla fine dell'anno. No, è... no, ma no, assolutamente no, tanto le case sono sempre esistite, sono sempre state ristrutturate, in qualche modo si fa... Tanto... Bene. Sì, io sono molto, molto le le leggero in queste cose, nel senso che... Il mondo è sempre esistito, è sempre andato avanti, in qualche modo eh, troveremo il modo di, di sistemarle, di rimetterle a posto in, in un modo diverso o il mercato si adatterà a quello, eh, certo. perché comunque eh, il mercato è fatto di domanda ed offerta, se cala la, la richiesta ovviamente l'offerta cresce perché deve, deve, deve abbassare i prezzi e quindi ci saranno più, cose più competitive. Eh, sì. Bene, allora noi adesso andiamo in pubblicità. Poi ritorniamo, cambiamo totalmente argomento, parliamo di luce, pubblicità per noi. Torniamo in diretta, lo facciamo con il nostro presidente degli impiantisti eh, elettricisti eh, Roberto Gaviglio che però è anche un grande eh, come ti posso definire? Appassionato, appassionato eh, di tutto quello che è risparmio energetico. Io sono appassionato di energia. Ok. E di energia. E quindi l'energia, quando vuoi bene, all'energia attenti di risparmiarla? Uh, abbiamo dedicato buona parte del nostro intervento a quella che è una soluzione che avevi proprio consigliato tu nel corso di un tuo intervento: della vasca di recupero delle acque piovane. Uh, praticamente a conclusione del discorso, sì. mi stavi dicendo durante i consigli per gli acquisti uh -huh. che c'è anche un altro risvolto. Lo vuoi spiegare anche? a Casa. Allora, questo risvolto è che il trattenere l'acqua nel momento in cui piove va a, a fare da, da polmone per la, la parte fognaria, nel senso che piove tanto, tutti, tutte le acque vengono scaricate nella, nella parte fognaria. Anche perché queste piogge, oltre a essere eh, durature, nel senso sì. che ha piovuto tanto, sono intense: intense di breve, di breve periodo. Quindi per un periodo molto breve viene sottoposto a uno, uno sforzo, comunque vengono utilizzate parecchio le, le tubature fognarie, che sono predisposte a portare un certo quantitativo. Oltre a, a, ad andare ad, ad appesantire l'utilizzo delle, delle tubature, c'è anche quindi trattenendo l'acqua uno se la trattiene a casa sua e non la immette nella fogna e poi la rimette piano piano nei momenti in cui non sta piovendo e quindi defluisce più, più tranquillamente. Oltretutto tanta acqua pulita nello stesso momento che finisce al depuratore eh, non è positivo, nel senso che l'acqua pulita... A volte devono addirittura girare le paratie e buttare l'acqua direttamente verso, verso il fiume o verso, verso lo scarico senza passarla a passare dal depuratore, perché eh, va a distruggere la, la flora batterica del, del depuratore, che sono quelle, i batteri sono quelli che poi purificano l'acqua prima di essere in nei, nei fiumi, nei corsi d'acqua. Quindi, una volta distrutta, poi va ricreata. Perché la flora batterica ovviamente si ciba della parte, della parte scura delle acque, delle, delle acque nere. E quindi questa cosa non è, non è positiva perché ci vuole tempo poi per ricreare. Per ricreare. Ragione. Quindi, eh, se eh, davvero riuscissimo magari con tutte queste vasche di recupero a rallentare. Eh... Ecco, sarebbe bello che il comune magari nelle fasi di costruzioni o. La chiedesse da facendo magari anche uno sgravio sulla, sulla fognatura ah, perché sì, sì, sì. Insomma, la parte comunale comunque ne ha un beneficio. È un'idea eh, che mi è venuta. Un di... eh, è un'idea che ti è venuta adesso. Su, su via, andate <ride> a proporre a tutti i sindaci del nostro territorio eh, questa iniziativa. Che devo dire, eh, mo, speriamo che non faccia la fine dei, dei pannelli fotovoltaici no? che dovevano essere installati anche. Grazie al comune o in accordo col comune? Il comune ti mette l'obbligo di metterli quando costruisci quando la casa. Costruisci quando c'è la concessione edilizia ti mette un, un obbligo di un certo numero di kilowatt secondo quello che è la legge 10 perché devi fare una... E ti aiuta? No, non c'è nessun incentivo. Non c'è nessun incentivo. Allora, a proposito di solare... E cose del genere, eh, ci è arrivata una richiesta da parte di Dino, un nostro telespettatore, mm -hmm. eh, che voleva sapere se eh, ci sono dei prodotti per i quali eh, performanti per i quali è possibile pensare di fare un impianto di illuminazione per esterno sì. totalmente fatto da lampade solari. Allora, eh, ci sono delle lampade già con all'interno delle batterie che aiutano ovviamente che... Adesso ormai la lampada è diventata così performante che riesci comunque a farla estate-inverno, non è un grosso problema. Non è un problema. Diciamo che il problema è la parte più scura dell'inverno, quando proprio... Mettiamo quelle bellissime giornate lomelline qua da noi, dove per una settimana non si vede il sole con la nebbia, ecco, lì quelle lampade con pannellino solare e batterie secondo me vanno in sofferenza, non ce la fanno. Non ce la fanno. Quelli eh. sono gli unici, gli unici difetti che potrebbero avere. E altrimenti si fa un impianto misto, io preferisco dire magari di fare un impianto fotovoltaico con una batteria di accumulo che alimenta poi la, la parte di illuminazione o comunque un'altra quota di casa. Che... Non ho capito, noi stavamo parlando delle sì. lampade da esterno, quelle che si ricaricano in automatico. Esatto, quelle che okay. si, cioè, cioè, esistono le lampade già con pannello solare. Piccolino, la, la, sua, la sua batteria e la sua lampadina LED che, okay. fa, che fa la luce. E Bene. quelle hanno una sua... Sono vita. autonome. Sono autonome, non hanno neanche, momenti, non hanno neanche bisogno dell'energia elettrica, di alimentazione, perché è già tutto un corpo unico, va fissata alla parete, va fissata o piantata nel giardino, fa già tutto da sola. Ecco. Beh, e si può pensare di fare un impianto solo con queste? Secondo me ci potrebbero essere delle lacune in quel pezzo, pezzo, pezzo d'inverno di... do, dove rimane buio e grigio per tanto tempo. Quindi possiamo installare quelle e poi due o tre normali. Esatto, una, delle lampade a supporto normalissime che accendo se ho bisogno e quelle non ce la fanno. Quello ah. si può fare, certo. Ma magari uno poi d'inverno il giardino lo tiene anche spento, non è detto. Assolutamente, che... eh, anche perché poi quelle là, ecco, un'altra cosa, queste lampade hanno meglio se hanno su un sensore di movimento. Ah, ok. okay. Quindi si accendono solo se c'è la presenza di una persona o di qualcuno che, che esce nel giardino. Ok, ottimo. Ma eh, sono predisposte così o bisogna andargliela da Nascono già così, nascono già così. Ci sono già così. Ci sono quelle che si può aggiungere, c'è cioè, cioè, cioè di tutto in commercio. C'è di tutto. E, mh, sono ovviamente eh, lampade che non puoi comprare nei, allora, le trovi, nei centri commerciali? Allora, queste lampade le trovi da, dagli supermercati cinesi, dagli ipermercati cinesi, fino al professionista. C'è di tutti i tipi in giro. Io vi consiglio di sempre di stare... Su una marca più o meno rinomata e comprata magari da un distributore ufficiale di, di materiale elettrico che vi dà qualcosa che funziona. Okay. Per... Sempre Dino diceva magari vado anche a spendere, ma anche proprio proprio. Te mm -hmm. le regalano. Certo. Okay. Che vita hanno? Allora il LED la vita ce l'ha abbastanza lunga. Il problema potrebbe essere la batteria. Diciamo che se pre si prendono delle lampade dove hanno le batterie sostituibili. Sarebbe meglio perché se c'è un problema. Sì, il punto debole secondo me è la batteria perché la parte elettronica, non essendo collegata alla rete elettrica, non ha grosse problematiche di avere guasti perché gli sbazzi di tensione arrivano sempre dalla rete durante i temporali. Quindi, quello non, non ci sono grosse problematiche. Più che altro sono le cariche e le scariche delle batterie, magari dopo due o tre anni le batterie vanno sostituite. E quindi è meglio, avere, è meglio avere la possibilità di sostituirle e non di buttare via tutto che, che sia sigillato. Okay. Un po' di anni fa le prime lampade che arrivavano dalla Germania, che erano dei lamp che ho fatto gli esperimenti in giardino da me, avevo questa... Ah sì, perché tu... Io facevo gli esperimenti, ovviamente. Certo, testi il prodotto. Quando, quando la gente non sapeva ancora cosa erano i LED, io facevo i miei test. Eh, avevano su sensore di passaggio due pile le classiche AA da un volt e mezzo ricaricabili e nel momento in cui si scaricavano le pile si cambiavano oppure se d'inverno non ce la facevano tiravi fuori le pile le mettevi su un caricabatterie le caricavi e poi dopo gliele rinfilavi dentro Quindi gli davi un aiutino ok allora l'alternativa dovrebbe <coughs> essere Lampade col sensore a LED esatto. eh, con normalissime batterie ricaricabili. E... Esatto, perché il sensore aiuta tantissimo perché quando si accende solo nel momento del passaggio nel momento del bisogno. Anche solo, uno che fa un impianto, diciamo, in casa o ha già un impianto in esterno che lascia le luci accese tutta notte, secondo me non ce n'è bisogno. Nel senso che un sensore di passaggio, se non c'è nessuno, è inutile accendere la luce, vuol dire che non c'è nessuno. Se arriva a un ladro che entra dentro, lo legge come una persona normalissima, non distingue. E accende la luce. Quindi eh, aiuta a capire se c'è la presenza di qualcuno. Anzi, forse di più, perché prima era spenta. Prima era spenta poi si, poi si è accesa. Eh, eh, se sono sveglio, mi, mi accorgo. È vero che magari si accende anche se passa il gatto, però portiamo pazienza. Ah, ragazzi. ecco, è vero, è vero. Di solito non hanno un sensore così sofisticato dove puoi regolare i chilogrammi della massa che passa, perché ci sono dei sensori degli allarmi, che quelli che, non, che sono in esterno, che puoi regolare i chilogrammi o la, la grandezza della massa che passa. Quindi, non suonare se fino a 30-40 kg, suona dai 30 kg in su ai 40 kg in su. Okay. Ovviamente, misurato sempre in volume mm. di massa. Però, insomma, è un sistema che aiuta anche questo a, a risparmiare. Allora, eh, sempre per gli esterni, eh, Monica ci chiede, le strisce invece di LED sì. okay, sono uguali quelle da interno e quelle da esterno? No. Ci sono le strisce da interno e le strisce da esterno, ci sono le strisce da interno che avranno un IP30, IP è il grado di protezione all'acqua, agli schizzi d'acqua, alla polvere, a la, diciamo alla fulminazione delle persone. C'è scritto IP. Per stare all'esterno devono essere IP54, IP55, IP65. Ci sono delle strisce LED che sono proprio a, a bagno di materiale isolante. Che alla fine sembra quasi una striscia LED normalissima, il binario di applicazione è uguale. Ma poi cambia la striscia interna che non lascia entrare l'umidità e i liquidi e non permette di, di, avere, di bruciarsi, diciamo di, di rovinarsi o di ossidarsi. E Insomma, queste iniziano ad essere veramente interessanti. Sì, anche perché ultimamente non c'è più bisogno l'alimentatore. La quindi l'alimentatore è un trasformatorino che una volta veniva messo per alimentare i LED perché non erano a 220, ma erano 220 la tensione di rete, erano 12 o 24 volte a bassa tensione. Okay. E adesso si può, si, si può farli anche direttamente a 220, quindi si riesce ad avere anche, un, non avere lo spazio dove mettere questo alimentatore. Ah, ok, si va direttamente Si va direttamente all'impianto. Esatto, esatto. Neanche mm. l'installazione è liscia. È liscia, sì, è molto più semplice anche per noi perché poi, siccome la, magari la casa non è stata predisposta, c'è da mettere i trasformatori, non sai dove metterli, non sai dove prepararli. Invece, così vai direttamente alla lampada. La tua soluzione preferita per gli esterni, che cos'è? e devo dire che sono un precisetti anche sull'estetica e quindi la preferita è quella che sta meglio secondo lo stile ah, okay. della casa la, la tipologia di quello che devi fare eh, a me piace tanto la luce a parete applicata poi sul giardino nel senso che fai un'illuminazione a parete sulla casa che illumina la parte esterna poi dipende dall'ampiezza, dalla grandezza, dall'altezza che hai a disposizione, insomma, la luce non è, non è così facile. Poi ripeto, io sono un precisetti. Eh, beh, insomma, il tuo ambito. <ride> trovo, mi dispiace, ma trovo sempre dei, dei piccoli difettini sugli impianti di illuminazione, soprattutto magari quelli, quelli in esterno perché per me l'abbagliamento è molto importante, quindi stato, per anni sono stati montati LED se, senza, contro, senza controllare quelle che chiamano le curve fotometriche, quindi quelli che sono le i raggi di curvatura della luce all'interno della lampada, e venivano applicate le lampade senza delle curve adeguate, e secondo me c'erano grossi problemi di abbagliamento, le persone fanno finta di niente o non se ne accorgono, me ne accorgo io perché li vedo, o comunque... Eh, tu vuoi illuminare un cortile e illumini anche il cortile del vicino, eh, insomma, eh, diciamo che il vicino se vuole se lo illumina da solo il cortile, ma non tanto per, eh, perché mi sta, mi sta antipatico il vicino o non gli voglio fare un favore perché comunque è della luce che viene sprecata, quindi potresti mettere meno luce e indirizzarla meglio. Cioè Insomma, abbiamo capito che il Gaviglio... Eh, L'efficienza vuole... energetica è illuminare quel, quello che hai bisogno con, con quello che, che devi, senza sprecarlo. Ci scrive un altro telespettatore, devo dire con un tono leggermente polemico, ci dice... Vorrei chiedere a Gaviglio che tante volte ha parlato di fotovoltaico sì. con delle grandinate come quelle che arrivano mm. adesso. Se ogni volta devo chiamare l'assistenza, mi può spiegare il mio risparmio dove me lo metto? Eh, qua ci sono le assicurazioni però, perché se lui ha un'assicurazione sulla casa dove ha già il rischio atmosferico, Allora, prima le assicurazioni bastava denunciarle, in alcune assicurazioni ce l'avevano già inclusa, adesso vogliono tutti una piccola aggiuntina. Però almeno in caso di guasto, in caso di, di evento atmosferico, se ci sono problemi sugli inverter, problemi sui pannelli, vengono, vengono sostituiti. Allora, eh, c'è qualcuno che ci scrive anche questa cosa, che eh, è molto preoccupato, no? dice io non so se ho avuto problemi o non ho avuto problemi perché uh -huh. di evidente non ho nulla, però voglio far fare il sopralluogo in quanto so che se si danneggiano c'è rischio di incendio. Allora. Se eh, le persone sono molto eh, assidue a controllare la produzione e non hanno visto un calo di produzione, ovviamente eh, a parametri di raffronto nello stesso orario, o eh, l'impianto che non si accende, grossi problemi non ne hanno. Perché allora, i pannelli sono testati, io ho visto dei test fatti da, dal laboratorio, vengono testati a campione con delle biglie di ferro rosse come le bocce del biliardo, che vengono lasciate a distanza di un metro per testare la grandine. L'ultima grandinata è stata veramente forte, ne ha spaccati parecchi, soprattutto in alcuni posti, perché ovviamente la grandinata prende a strisce ci sono delle strisce che sì. ha preso e poi magari ne ha rotto uno. Rotto sì, due. anche perché aveva una direzione anche ben precisa. Eh, eh. Sì, ma magari poi allora, la rottura è anche fatta che arriva il primo e gli dà un colpettino, il secondo glielo dà più secco e quindi si sfondano proprio. Allora, diciamo che nei punti più critici io non, su 20 pannelli. Non ho mai trovato più di due otti. Okay. In questi sono con l'ultima Sai, Non possiamo. Però vedi, Gaviglio. Il problema è questo: non possiamo neanche più parlare di eventi straordinari, perché qua uno all'anno eh. eh, ce n'è, <ride> se non viene il tornado, che li sradica dal tetto e arriva la grande, ma è vero che c'è rischio di incendio, allora, i pannelli sì. allora, adesso hanno una resistenza al fuoco molto alta, quindi adesso i materiali sono no, più... No, se sono... si scheggiano intendo. Allora, nel, um, nel pannello è molto più difficile, perché i primi pannelli avevano questi problemi, adesso è molto più difficile. La probabilità che ci sia un incendio è più facile se c'è un logoramento sui cavi che scendono dal tetto. Perché l'impianto continua a produrre energia perché il sole lo illumina, continua, se i cavi vanno in cortocircuito fanno una scintilla molto ampia che può generare un incendio. Quello sì. oh, Che meraviglia. Senti Gaviglio, ma eh, eh, i cavi possono essere danneggiati dalla grandine? I cavi dalla grandine no, possono essere danneggiati dal sole, dal freddo. Il sole, allora, i cavi solari sono certificati per lavorare 30 anni sul tetto al sole senza problemi. Diciamo che abbiamo visto di tutto, nel senso che gli impianti più vecchi, più vecchi vuol dire gli impianti almeno di 10 anni, 15 anni, 12 anni, se almeno 12-15 anni sono quelli che magari hanno qualche problemino, perché i materiali non erano ancora testati così bene. Ogni quanto bisogna fare la revisione? Ma secondo me è una volta che fai fare un controllo una volta all'anno se non succede niente di particolare, non, non c'è non, non nulla da, da guardare. Ci sono degli impianti che il primo impianto che ho fatto ha avuto durante un temporale è bruciato l'inverter. La persona ovviamente ha fatto denuncia all'assicurazione gli è stato cambiato dall'assicurazione. Ma ormai a 18 anni come mia figlia, ed è ancora lì che funziona. Quindi senza, Insomma, senza nessuna problematica. Poi, eh, ecco, poi dipende anche il tipo ecco, di impianto. Le problematiche dei primi impianti fatti ci sono state anche perché tante persone si sono avventurate nel settore senza sapere cosa stavano facendo. E quindi, delle installazioni errate poi portano ad avere la possibilità di avere degli incendi, quando quello, quello è successo. Gli stessi tipi di problemi possono averli anche i pannelli solari? Pannelli solari termici mm -hmm. no, per nel solare termico non ha dentro energia elettrica, solo dentro acqua. Al limite ti, ti cade un po' di acqua dal tetto se si rompe. Però devo dire: io il mio impianto sul tetto è vero che io magari sono in una zona dove la striscia di grandine non ha preso benissimo. però io non ho, non ho avuto nessuna rottura su, sul tetto De, sul fotovoltaico sul fotovoltaico, di... ma anche sul solare termico perché ho anche i pannelli solari termici quindi che fanno acqua calda sanitaria. Ah, ok. Ah, ok, quindi tu fai l'energia con il. L'energia elettrica col pannello solare fotovoltaico e acqua calda col pannello solare termico. E come funziona? Il pannello solare termico non è nient'altro che un vetro nero con dentro del, del materiale eh, che attrae il sole e all'interno scorre dell'acqua. Okay. O c'è una serpentina di tubi all'interno oppure eh, l'acqua scorre dentro, l'acqua viene scaldata e rimandata direttamente, o in, secondo la tipologia di impianto, o in impianto, o in un accumulo. Io nell'impianto che avevo fatto la utilizzo anche eh, in mezza stagione e riesco a utilizzarla anche per riscaldamento. Ah, addirittura. Sì, perché diciamo nelle giornate febbraio-marzo, quando esce il sole, si spegne l'impianto di riscaldamento. E perché ho un accumulo, accumulo da cui posso prelevare sia il riscaldamento che l'acqua calda sanitaria, eh, passano tutte e due. Chi ha bisogno prima la utilizza e quindi vedo che il riscaldamento va, ma utilizza l'acqua che arriva dal sole. Cioè, qui non è niente lasciato nulla al... deve essere sprecato: nulla è lasciato al caso e nulla viene sprecato. Quindi tu potendo con un tetto grande consigli entrambi. Allora, a oggi, siccome le cose sono un po' cambiate, non, le mettono, non vengono quasi più messi o in minima parte perché comunque eh, le pompe di calore sono così efficienti che uno preferisce fare l'impianto fotovoltaico e poi con l'energia elettrica produrre l'acqua calda sanitaria. Ok. Però si possono ancora fare tranquillamente. Non okay. non tu l'avevi fatto perché non ti bastava l'energia. E tutta. ai tempi andava abbastanza in voga, e l'impianto in pompa di calore di, di casa mia era il primo che veniva venduta dalla marca più nota che vende e quindi hanno, abbiamo fatto i test su di me hai fatto <ride> i test, spero te l'abbiano regalato almeno no, purtroppo ecco. no, anzi me l'ha fatto pagare il caro salato, e quando mi invitano ancora ai convegni mi dicono ma funziona ancora, non sei otto perché ormai ne ha di anni, non devi cambiarlo Ti portano anche cercano ehm. di farmelo anche cambiare ecco, dici, se me lo e dico guarda funziona ancora benissimo bene, quindi allora ehm, la cosa dei, dei pannelli fotovoltaici effettivamente erano arrivati un po' di messaggi ai tempi della grandine perché è una cosa che ha parecchio spaventato. Eh? Quindi eh, insomma abbiamo fatto bene a parlarne, abbiamo fatto bene a rassicurare. E non è necessario andare sul tetto. Non avventuratevi, alla prossima grandinata! Se ce ne sarà, speriamo di no, controllate. Controllate, che tanto sia. si vede subito se, se sono otti o segnati i pannelli. O comunque se non, se non dormite tranquilli chiamate il vostro tecnico per dare una consultazione. Altrimenti quel consiglio che avevi dato è di controllare se c'era una discrepanza di posizione. Esatto. Allora se chiamate un tecnico, eh, il modo migliore per controllarlo è con una termocamera che riesce a vedere se c'è un pannello guasto, perché a occhio nudo non si vede se c'è un pannello guasto, ma con la termocamera si riesce sì. a vedere. Bene, noi... Ringraziamo e salutiamo il nostro Roberto Caviglio, per, per, salutiamo tutti gli impiantisti non solo della Lomellina ma a questo punto di tutta la regione Lombardia e eh, naturalmente ti diamo appuntamento poi alla ripresa di A2X2Con, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi e arrivederci alla prossima. Con voi l'appuntamento è per domani, non mancate, la linea vola all'informazione, buon proseguimento di serata.